Come forse saprete, tempo fa la Vevor mi ha contattato perché ha visto i miei video e mi ha chiesto se volevo entrare nel loro programma influencer. E così adesso io vi influenzerò. Perché sono stati così gentili da spedirmi questo, che è un kit per il riscaldatore Vevor, che è quello lì. Questo è quello in versione kit. E quindi adesso lo apriamo e vediamo un po' che cosa contiene. Praticamente è una stufa a gasolio, un cinebasto da 8 kW, che in realtà non sono proprio 8 kW, da montare. Quindi è completamente smontato, senza il case metallico che lo rende trasportabile come questo, ma è un kit da montare. Mo' vediamo che cosa contiene questo pacco. Lo scartiamo e lo guardiamo insieme. La prima cosa che si nota è questo bel serbatoio, che contiene al suo interno una sorpresa, che non so cosa sia, ma penso sia il necessario. Ah, ecco, è il necessario con la valvolina da montare in basso per pescare il gasolio. E qua ci sono dei buchi che permettono di fissarlo, e poi vedremo dove io ho in mente di fissare e montare tutto questo. È un bel serbatoio e penso che sia più grosso di quello del riscaldatore portatile che ho. E quindi questa è la prima cosa che vediamo. Poi, cosa abbiamo qua dentro? Ah, ecco, qua dentro abbiamo il riscaldatore vero e proprio, che è questo qua. Questa è l'unità che crea l'aria calda, come vedete dall'etichetta. 12 volt, 40 watt di consumo, 8 kW all'incirca, 8 kW, ma sono molti di meno. Questa è la famosa guarnizione che nei precedenti video sul Vevor vi ho detto che quando riscalda fa un po' di puzza, e questa volendo si può anche sostituire. Come vedete si toglie, vediamo se... Bah, sa di gomma. Questa si può mettere di silicone, si può fare in silicone utilizzando uno di quei tappetini di silicone che si usano in cucina, che ancora non ho preso, non ho trovato, però io me ne sono fottuto perché il mio Vevor, la mia stufa, ha smesso di fare odore dopo qualche giorno, e quindi va bene così. Molto bella, questa la vediamo dopo, la smontiamo un attimo. Abbiamo il telecomando, che è diverso da quello che ho io, è un'altra versione di telecomando che proveremo quando lo monterò, e abbiamo... Questo non è il telecomando, questa è l'unità di controllo. Il telecomando è questo. Anche questo è diverso, non ha display purtroppo. Però va bene così insomma. Questi li proveremo. E poi abbiamo della fantastica spugna. Ah, il manuale. Eccolo. Il manuale. Interessante. Dentro è praticamente uguale all'altro. Bello, bello questo manuale, spiega un po' di cose in più forse, perché l'altro era in due lingue, questo è tutto in inglese. Bene, manuale, molto importante. Poi abbiamo un'altra scatola che contiene, ecco, tutti gli accessori, il tubo per direzionare l'aria calda. C'è uno splitter per l'aria calda, per mandarla in due punti differenti. Questo è molto interessante perché potrei metterlo al posto di, invece di fare questo scambio da qua a qua, potrei mettere lo splitter e mandare aria calda sopra e qua in automatico. Bene, bene, questa è una cosa che proverò. L'ingresso dell'aria per la combustione, con quello che è il suo filtrino, che come ricorderete dalla mia stufa ho tolto. Qui c'è un altro adattatore che serve per direzionare l'aria calda, rotante, quindi questo forse può essere messo all'uscita direttamente della stufa.
vediamo. Ah no, viene messo all'uscita del tubo, qui. Ecco fatto. Bene, questo è molto bello. Il tubo di scarico. Che suona se ci soffiate dentro. Il silenziatore con la sua staffa di montaggio e una vite già pronta, una vite autofilettante di quelle che fanno il buco nella lamiera e poi si possono avvitare, una self tapping screw, come le chiamano in inglese. Questo è il silenziatore classico, dritto. Poi abbiamo diversi adattatori, tra cui vedo anche il filtro del gasolio, molto carino, molto piccolo. Bene, quindi c'è un filtro, ci sono tutte le viti, ci sono tutte le fascette, la sospensione di gomma per montare la pompa che è questa. Eccola la pompa, è una pompa, come vedete, una pompetta dosatrice. E qui dice 0, dice 22, quindi è 0,022 la portata di questa pompa. Benissimo, benissimo, molto bene. E come l'altra? Non contiene nessun filtro perché non si può smontare, quindi è importante montare quel filtro. Qui c'è la staffa per il montaggio della stufa, che va qui in qualche modo, che ora, ecco, questa andrebbe messa così, e quindi questa staffa poi si mette. Poi cosa c'è ancora? I cavi di collegamento con il fusibile. C'è già il fusibile dentro, suppongo. Vediamo subito. Sì, il fusibile c'è. Ottimo. E il tubo. Il tubo è quello verde che noi non useremo, perché useremo quello invece solido. Se avete visto i precedenti video, vi ricorderete il perché. Questo tubo non è un granché e va sostituito. Va usato quello solido. Vediamo se ne ho un pezzetto da farvi vedere. Non ce l'ho, quindi andrà comprato. Dopodiché abbiamo una bellissima scatola di cartone che può essere utile per mettere degli oggetti, e una scatola più grande che è questa. Cosa ho intenzione di fare con questa stufa che mi è stata spedita dalla Vevor? Sicuramente montarla, ma montarla dove? Dove la monterò? Vi chiederete voi. Ecco, rimettiamo tutto a posto, a caso, in modo da limitare il casino. Come vedete ho già molto casino perché ho dei lavoretti in corso. Io vorrei portare questa stufa al piano di sopra per usarla al piano di sopra, e questo sarà oggetto di un altro video, probabilmente. E questa la vorrei montare qua, ma dove? E pensavo di mettere due staffe qui, ho già dei buchi, quindi montarla a questa altezza in modo da levarla dal cazzo, perché questa cosa è in mezzo al cazzo, non posso usare il forno a microonde per scaldarmi il caffè vecchio di 2 settimane. E quindi qua metterò due staffe e poggerò l'unità di riscaldamento qui, perché così ho già i due tubi che ho intenzione di riutilizzare, perché io ho detto che questo era un settaggio temporaneo, ma in realtà funziona così bene, non mi dà nessun problema, non ho perdite, la stufa non perde un colpo, e quindi userò questo settaggio, perché così posso mandare l'aria sopra, ho lo scarico pronto, la metto qui, il serbatoio e il gruppo pompa penso che li collegherò qua. Ho un bel pannello di legno che posso prendere a calci senza problemi, e quindi il serbatoio io lo metterò qua. La pompa l'attaccherò qui, il cavetto salirà su, il tubo di scarico lo giro da questo lato e lo faccio andare qui dentro. Qui diventa caldo, ma non tanto caldo, quindi questo tubo di plastica non subirà nessun danno, non avrà problemi. E questa è l'idea, voglio montarla a muro, qui, a questa altezza. C'è spazio, questo cavo elettrico verrà spostato perché qui sto rifacendo l'impianto elettrico, quindi non è un problema, non avrò nulla. Qua sopra non sale nessun calore perché l'unità di per sé non riscalda, perché l'aria passa dritta.
come dicevamo già negli altri video, l'unità è completamente sigillata, la camera di combustione non emette nulla, c'è una ventola che aspira l'aria d'ambiente da qui, la fa passare sul corpo ed esce calda qui. E ora vi faccio vedere questo come è fatto dentro, così capirete meglio cosa voglio dire. Smontiamo quest'unità con la violenza che ci contraddistingue. Per farlo è molto semplice, bisogna svitare questa parte che è l'ingresso dell'aria da riscaldare, c'è un piccolo filtro. Dopodiché si apre questo pezzo in modo molto semplice. Plastica, devo dire, plastica molto spessa, molto solida. Veramente, molto bello. Ed ecco l'unità, l'unità che dovrebbe uscire sana sana. Qui c'è questo cavetto da alzare, dopodiché si dovrebbe, in teoria, se ci riesco, ecco, per sfilarla devo togliere questa cosa di gomma, bestemmiando perché non esce, quindi nominando in vano il nome del Signore, questa cosa alla fine esce. Questa è quella che, ripeto, se avete problemi di odore di plastica andrebbe cambiata. E a questo punto l'unità esce in modo molto semplice. Guardate, qui dentro ha dei pad dove l'unità si appoggia, sono pad morbidi, questo evita le vibrazioni. Ed ecco qua, questo è l'altro pezzo, lo mettiamo qui, questi sono i due pezzetti che abbiamo tolto. E questa è l'unità di riscaldamento. Come vedete, l'aria passa qui sopra, cioè viene aspirata da qui, scorre su tutta l'unità, si scalda grazie a queste alette, perché questa unità diventa molto calda e l'aria si scalda passandoci sopra ed esce calda. E come vedete l'unità è tutta sigillata, per questo motivo non c'è nessuna emissione di monossido di carbonio, perché il monossido di carbonio esce dallo scarico, entra da qui ed esce da lì. Lo scarico dovrebbe essere questo. Questo è l'ingresso dell'aria di combustione. Esatto. Molto bella, molto ben fatta. Alluminio molto solido, alette di raffreddamento, come se fosse la testata di un motorino. E tutta questa parte diventa rovente, l'aria ci passa sopra e quindi l'aria automaticamente si scalda estraendo calore dall'unità. Qui c'è la candeletta con cui vi consiglio di non giocare perché è facile rompersi. E noi non apriremo l'unità perché non ho intenzione di aprirla, perché non ho le guarnizioni poi per richiuderla dovessero rompersi, ma quello che voglio vedere è il circuito, la scheda di controllo dell'unità. Come vedete gira perfettamente, qui c'è il motore e qua c'è la scheda elettronica che ora noi guarderemo. Per aprire la parte della scheda elettronica serve una chiavetta esagonale che non so da quant'è, così a occhio direi da... Quindi basta svitare, ecco, e questo blocca il coperchietto, c'è una rondella che io sicuramente ora perderò, no, metto la vite qui. E questo è il coperchio, questo ha una... ecco, viene fuori tutta la scheda, bene. E abbiamo la scheda. Ora, qui abbiamo questo di qua, quello di là e quello dall'altra parte. E li scolleghiamo. Questo è un sensore di temperatura. Basta premere la clip per smontarlo. Si preme, si tira e viene via. E questo è il sensore di temperatura sulla testa. È una protezione. Se la temperatura va oltre un certo limite, l'unità si spegne. La candeletta, stessa cosa, si preme e si tira con audio. Questo è... questo è il sensore di velocità della ventola. Anche questo qua si preme e si tira. E abbiamo smontato
la scheda elettronica. Adesso guardiamo come è fatta questa scheda, perché già vedo delle cose molto interessanti. Ecco la scheda nella sua meraviglia. Ci sono delle sigle. Abbiamo delle cose molto interessanti qui che vedremo subito. Subito. Dobbiamo togliere la scheda da questo, da questo cazzo di plastica, e per aprire la vite a croce useremo un cacciavite piatto, ovviamente improprio, però è semplice. Come vedete, si toglie la vite e la scheda dovrebbe poter uscire. C'è questa piccola clip. Ecco fatto, coperchio di plastica con una bella forma. Ed ecco la scheda elettronica. Qui abbiamo diversi componenti, abbiamo dei MOSFET, abbiamo un diodone, abbiamo una bobinetta, abbiamo degli scarafaggetti e degli oggettini colorati minuscoli, e da questo lato abbiamo dei silos in miniatura che sono condensatori elettrolitici, abbiamo fili colorati. E questa è l'unità che controlla la stufa, è l'unità elettronica, il cervello della stufa. Guardate che belle questi aletti di raffreddamento, sono veramente una meraviglia. Sembra un'astronave. Va bene. Torniamo a noi. Questa cosa mi fa venire in mente che ci sia la possibilità di fare un po' di esperimenti di elettronica. Perché? Intanto guardiamo le sigle degli integrati. Allora, questo è, suppongo, il microprocessore, e è stato cancellato. Quindi non si legge cos'è. Io presumo che sia un... non si legge nulla. Sarà comunque una CPU. Questo scarafaggetto. Veramente non si legge nulla. Che peccato. Sarebbe stato bello avere un dettaglio di questa CPU. Poi cosa abbiamo? Abbiamo la bobinetta. Abbiamo quest'altro piccolo integrato. XL7005A. Adesso prendo nota. Prendiamo nota. XL7005A. E questi poi vediamo che cosa sono. Io penso che sia una memoria. Poi. Eccolo qua. Questo è un, penso che sia un regolatore di tensione, sì, è un 78L05, è un regolatore di tensione da 5 volt. Poi qui abbiamo delle cose, carino, guardate che simbolino, un diodo sembrerebbe. Ok, poi abbiamo questi MOSFET qui, anche questo MOSFET è stato cancellato, ma perché? Perché questi segreti? I MOSFET sono tutti cancellati. Resistenza da 10 ohm, sembrerebbe. O da 1 ohm, adesso non ricordo bene come si leggono questi cazzi. Qui c'è un fusibile 0 ohm. E qua c'è un altro integrato. Ai ai ai, anche questo è cancellato. Che peccato. In tutto ci sono 3 circuiti integrati, di cui 2 cancellati. E ciò per me rappresenta l'orrore, l'orribilità. Ah, guardate, un pochetto si legge, però non abbastanza. Vediamo se lo bagno un attimo. No. Non si riesce a leggere. Va bene, non fa niente.
Ma la cosa interessante è da questo lato, è quella che mi ha fatto brillare gli occhi. Da questo lato noi abbiamo delle indicazioni interessanti. E non sono le sigle. Intanto la piedinatura di questa connessione. Ma soprattutto abbiamo questi pad qua sotto. Vedete? Io su questo specialmente leggo 5 volt RX, TX e massa. E questo è molto interessante perché questo vuol dire che qui ci può essere collegata una porta seriale, una porta di comunicazione. Vediamo le piste da questo lato dove portano. Portano, ah, interessante, portano a due fusibili, no, due resistenze da 100 ohm, vedete 101. E quindi sembra tutto collegato, non sembra che manchino componenti. Quindi questa porta di comunicazione, questa, è collegata, RX e TX sono collegati qui e qui vanno, vabbè, chissà dove, ma io presumo alla CPU. Quindi se io qua mi attacco con una porta seriale, io forse riesco a leggere. E chissà, magari anche a modificare i parametri di funzionamento della stufa. Che sarebbe un interessante esperimento. Questa è la presa del sensore di temperatura, che è un NTC, un resistenza coefficiente termico negativo. E questo è quanto. Questa scheda ci dà la possibilità forse di giocare con questa porta seriale. Sarebbe bello collegare la stufa al computer e vedere di nascosto l'effetto che fa. Ma vediamo un po' che cos'è questo integrato XL7005A. Allora, quindi XL7005A. Ah, ecco che cos'è. L'avevo già visto. È un buck converter DC to DC da 580 volt, praticamente è un convertitore di tensione, serve all'alimentazione, ecco tutto qua. Quindi entra un voltaggio, ne esce un altro più grande o più piccolo a seconda di quello che dovete fare, ecco. Non ci interessa, non è una memoria e quindi va bene così. A questo punto non ci resta che rimontare il tutto a partire da questa scheda, che rimetteremo a posto, spero, in modo facile, spero. E dunque, questa evidentemente va così perché c'è l'attacca, questo si incastra qui, poi si preme e va a posto. Rimettiamo la vite. Mi raccomando, vite a croce, usate sempre cacciaviti piatti, così avrete delle difficoltà. E rimettiamo la scheda al suo posto. Quindi dobbiamo ricollegare i cavi, possibilmente sbagliando. Allora, NTC abbiamo detto che era qui, e quindi l'NTC non è questo. Questa è la candeletta, questo è il sensore. Va bene, allora facciamo così. Candeletta. Dunque, questo va messo così, quindi candeletta qua. Sensore, no, questa è, sì, candeletta qui, questo è il sensore di velocità. Ecco la candeletta a posto, e poi da questo lato abbiamo il sensore di temperatura che è qui e va qui, dove c'è scritto NTC perché è un NTC. Dopodiché questo si incastra, fide l'incastro, basta premere, come avete visto, e rimettiamo la sua vitina esagonale. Vedete, il problema di avere la batteria, di alimentare questa cosa a batterie. Ah, ma guardate, c'erano i simboli. Qua c'è una ventola, non so se si vede. Qui c'è il simbolo della candeletta e qua c'è un simbolo di termometro, quindi è il sensore di temperatura. Dicevo, il fatto di alimentare questa cosa a batterie è perché ha una procedura di spegnimento ben precisa che deve raffreddare questa unità. Quando va via la luce. Se dovesse andare via la luce e questo coso dovesse spegnersi di botto, quindi questa ventola smetterebbe di girare,
Ecco, vedete, ho collegato male il filo. Se questa ventola smette di girare, l'unità non si raffredda. E se l'unità non si raffredda, tutto il calore di questa parte, che è rovente, si arriva quasi a 200 gradi, dove va? Se ne va a fanculo e può bruciare il motore, ma soprattutto può bruciare la scheda elettronica. Può squagliare tutto letteralmente. Quindi è importante installare questo con un sistema a batterie. Va bene, lo rimontiamo. Quindi questo si mette qua, si levano dal cazzo le altre cose. E se non ricordo male, questo va così. Questo si ficca all'interno del suo guscio. Ah, dobbiamo rimettere questo però. No, questo lo mettiamo sotto. Ok, ficchiamo e lui va in posizione. Questo lo inficchiamo qua dentro. Come vedete è estremamente semplice. Questo glielo rificchiamo sopra, lo incastriamo di qua e lo chiudiamo così. Se si chiudesse sarebbe una buona cosa. Ecco fatto. Si è chiuso. Si è chiuso? Sì. E dopodiché mettiamo la vite, questo coso a vite, questo filtro, che non è un filtro ma è una griglia. L'unità è chiusa, questo glielo rimettiamo, anche se potreste volerlo cambiare, ma noi lo rimettiamo. Ed ecco fatto, l'unità è rimontata, tutto molto semplice, molto facile, molto comodo. Guardate che meraviglia. Questo andrà montato lì, a parete. Qui e qui metterò due barre di qualche materiale come rodio o tellurio. Metterò delle barre di tellurio qui a sostenere lui e eliminerò questo contatore elettrico che non mi serve assolutamente niente. Questi cavi spariranno, questo porcaio di cavi sparirà. E devo dire che va bene così. E grazie per aver visto questo video. Nel prossimo spero che procederemo quanto prima a installare questo oggetto, perché nel frattempo io ho dei lavori in corso e quindi la programmazione dei video ne risulta un po' inficiata, diciamo così, un po' come dire,